Pomino, una serie di presentazioni, diretto da Gioia a Chi, a Dire Donna, trasmissioni televisive, insomma una carriera lunga e molto molto amata. Ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, abbiamo fatto un sacco di belle cose assieme, ha fatto libri straordinari come quello su Sofia Loren, meraviglioso, perché era la vera storia di Sofia Loren in quanto una biografia particolare speciale. Un grande star, George Clooney, Hillary Clinton, è stato due volte alla Casa Bianca, Anthony Hopkins, una cosa bella, che è una cara persona che al quale voglio molto bene, stimo, la signora Giacobini, su questo libro su Albertone. Albertone perché credo che poco tempo fa, diciamo su con Comin del giornale di Vicenza. Bassano è deliziosa, io sono ospite poi di un posto addirittura regale e ringrazio l'amico Salvo Nunes perché attraverso il tempo abbiamo stretto amicizia, colleganza e varie intraprese, anche varie avventure, eventi di presentazione dei miei libri. Tu parlavi anche di Hillary Clinton, è stata un'altra delle mie biografie, vista da molto vicino perché forse sono una delle pochi giornalisti che ha avuto il privilegio di essere molte volte proprio accostato alle situazioni di lavoro dove lei è stata, ricordate, First Lady alla Casa Bianca, poi senatore, quindi fra Washington e New York. La storia di Alberto mi ha colpito molto perché lui non ha raggiunto il successo se non dopo una lunghissima gavetta. Perché se voi ragionate, sicuramente avete visto tanti dei suoi film, perché continuano a darli anche in replica sulle varie reti, in orari magari difficili, però è sempre vivo, è come se Alberto Sordi, come tanti altri attori, vivesse questa eterna vita, se non giovinezza. È Sordi, padre di un figlio in cui lui ha riversato insieme alla moglie, interpretato da Shelley Winters, tutte le sue speranze, tutte le sue ambizioni frustrate di borghese piccolo pubblico. Portativi, spiego al pubblico che magari legge. Non tutti, perché Monica Mosca viene da, mentre la figlia di Maglia, Isabella Maglia, era della scuola del padre, però tu comunque da Signorini, che è l'attuale direttore di Chi, Roberto Alessi, Novella 2000, quindi hai aperto una scuola di direttori dei giornali con la tua esperienza. E Chi è nato dalle ceneri, come dicevano, che non era anche carino, di Noi, che era un settimanale dedicato alla cronaca. Quindi concludendo, la fede aiuta chi ce l'ha, ma non si può invocare per chi non l'abbia. Grazie. Thank you.
Wow.